Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims e oggi riprendiamo la serie, la seconda stagione. Ho visto comunque che la challenge vi è piaciuta un sacco, infatti stavo pensando, però non so se riesco a farlo, di pubblicare una volta a settimana sul canale sia la challenge sia la puntata, un episodio di questa serie, quindi due video a settimana dedicati a The Sims, però non credo di riuscire a farlo. Magari ogni tanto se ce la faccio lo farò, quando non ce la farò invece lo vedrete una volta a settimana alternato. Comunque sono davvero contentissima che vi sia piaciuta questa nuova idea, insomma questa challenge. Mi sono divertita un sacco a registrare quell'episodio, infatti non vedo l'ora di giocare ancora con tutti questi bebè. Comunque oggi ci dedichiamo alla serie e nell'ultimo episodio avete deciso di vedere il trasferimento di Sofia, che adesso vive ancora con Jessica e Mark a Newcrest in questa piccola casetta, e quindi insomma la trasferiamo. Ho deciso per lei di trasferirla a Winterburg, che era il quartiere dove viveva prima con tutti i suoi fratelli. Io ho scaricato per lei questa piccola casina con appunto una camera da letto e un bagno, visto che al momento sarà soltanto lei da sola, e ho deciso di collocarla a Winterburg proprio perché era uno dei pochi lotti che avevo disponibili. Poi magari più avanti, quando avrà messo dei soldi da parte, quando potrà farlo, magari la faremo trasferire a San Misciuno in città, dove al momento vive anche Tommy. E in questo episodio voglio giocare un pochettino anche con Tommy e Emma, perché avevo un'idea, tipo un piccolo tradimento, insomma comunque far sì che Tommy conosca qualcun'altra per movimentare un po' la serie, diciamo. Però adesso andiamo a Winterburg e trasferiamo ufficialmente Sofia. Quindi, gestione delle unità familiari, e eccola qui, quindi trasferiamo Sofia e seleziona e crea un'unità familiare, ok, quindi voilà, perfetto. E quindi abbiamo creato l'unità familiare soltanto con Sofia. Fatto questo, io direi di trasferirla, quindi trasferisci l'unità familiare in un lotto e la mettiamo qui. A 20.000 simoleon, questa costa 19.998, quindi praticamente le restano soltanto 2 simoleon, è davvero pochissimo. Comunque trasferiamole, facciamo ammobiliato. Al momento non so bene come sia l'interno perché ancora non l'ho visto, l'ho scaricato dalla galleria, ho posizionato l'appartamento, però ripeto, l'interno non l'ho ancora visto, quindi lo vediamo insieme. Ed eccoci qua, devo dire che iniziamo proprio bene, perché ci chiedono se Sofia deve invitare a casa propria la compagna di classe Sofia, che si chiama proprio come lei, quindi io direi di sì, visto che comunque è sola, vive in questo appartamento ormai da sola. Però prima vediamo com'è, che davvero mi piaceva molto come era strutturato. Allora, questo è l'ingresso, ma è una casetta davvero molto molto bella. Guardate qua, addirittura la piscina. Dopo magari le metto la scaletta perché vedo che non c'è. Comunque questo è l'ingresso, mi piace un sacco il fatto che ci sia questo portico. No vabbè, bellissima, non avevo notato questa cosa, ci sono questi finestroni che danno sul portico, e qua c'è la cucina. No vabbè, troppo bella. Ma questo però forse è è l'ingresso, perché la casetta postale è qui. E da questa parte invece abbiamo il retro della casa, con questi alberi, con questo spazio verde, davvero molto molto bella, mi piace un sacco, è piccolina ma è davvero super confortevole. Vediamo un po' com'è l'interno, quindi da qui si entra e si va. Quindi c'è questo corridoio, c'è la camera da letto che è davvero molto molto semplice, però al momento resterà così perché ha davvero pochissimi soldi. Poi quando guadagnerà qualcosina andremo piano piano a cambiare le stanze, perché qualcosa vorrei cambiare, qualcosa di arredamento più che altro, perché da fuori mi piace davvero molto, però vorrei cambiare i colori, vorrei cambiare magari anche la disposizione degli oggetti nelle stanze, quindi piano piano lo faremo. Poi qui abbiamo appunto la cucina. Ah ok, questo per avere le finestre aperte, insomma, che si affacciano sulla piscina. Una bellissima idea questa.
comunque mi piace molto. E poi in realtà sì, non c'è molto, perché abbiamo la cucina, abbiamo la camera da letto, abbiamo il bagno e poi abbiamo il soggiorno, che ok, si trova all'aperto e ha anche una bella vista sul lago. Guardate che bello. Qua addirittura c'è una spiaggia deserta, una piccola spiaggetta, c'è anche il falò. No, vabbè, è un bellissimo punto questo. Si divertirà parecchio Sofia a vivere qui da sola. Comunque, abbiamo visto l'appartamento, quindi direi di reclamare il letto come prima cosa. Allora, lei appunto è, come ispirazione, ha regina della cucina. Deve cucinare due pasti con lo stato emotivo ispirato, quindi io direi di cucinare qualcosa e facciamo... Oddio, è vero, hai fondi insufficienti. Dobbiamo assolutamente vendere qualcosa, per forza. Nell'inventario vediamo se c'è qualcosa che può vendere. Abbiamo il progetto scolastico. Ok, vendiamolo, che così guadagna 80 simoleon. Poi abbiamo il cumulo di abiti, che costano pochissimo. Vendere tutti gli oggetti nella pila. Vabbè, però per 2 simoleon in realtà è pochissimo. Però vabbè, non ci servono, quindi vendiamoli. Ok. Poi la medicina, quella teniamo, i compiti ovviamente non possiamo venderli, un altro progetto scolastico e anche questo vendiamolo, e poi una mela, vabbè, questa al momento teniamola. Ok, quindi vediamo se adesso può cucinare qualcosa. Sì, direi di sì, quindi cucina e facciamo, cuciniamo formaggio grigliato porzione singola. Ok, cucina 5 pasti eccellenti, poi al momento va ancora al liceo, il suo rendimento è bassissimo, mi sa che è arrivata la sua amica Sofia, quindi invitiamola ad entrare. Eccola qua, no, chiedi di andare via, no, altre scelte, amichevole, e facciamo chiedi della sua giornata. Vieni qua, entra. Perché non entri? E racconta una storia coinvolgente. Vieni dentro. Perché? La porta non è neanche bloccata. Esatto, blocca la porta per tutti i membri. No, infatti, vediamo perché. Forse adesso. Ok. Perfetto. Questa è Sofia, la sua amica. Facciamo imparare a conoscere. Vantati dei voti, direi di no, anche perché non sta andando proprio bene. Racconta un aneddoto, insomma, chiacchieriamo un po'. Prova a rincuorare. Ma però magari venite qui insieme, no? Siediti e chiacchiera qui. Perfetto, eccole qua. Fai delle facce buffe, poi magari parliamo di cucina, discuti delle ricette preferite. Dove stai andando? Vieni qua, entusiasmati per il pasto. No, ma dove è andata? Ha preso un libro, si è spostata ed è andata in camera da letto, sta andando. Tra l'altro non abbiamo nemmeno un computer. E facciamo altre scelte. Amichevole. E chiediamo della carriera. Però anche lei è una giovane adulta, quindi sicuramente non andrà più a scuola. Vediamo cosa fa. Ah no, Sofia è disoccupata. Molto bene. Vantati dei voti, abbiamo detto di no. Lamentati della preparazione del piatto. Ma perché te ne vai? Non vuoi parlare con me? Ascolta Sofia, vieni qua. Di nuovo, ok, siediti e chiacchiera qui. E facciamo, che ore sono? Le 7 di sera, quindi devi anche preparare qualcosa da mangiare. Altre scelte, amichevole. Facciamo
conversazione profonda e poi vieni qua e fai. E servi la cena. Sì, dai, serviamole la cena e prepariamo. E servi la cena, facciamo. Abbiamo pochi soldi, quindi direi la cosa che costa di meno è un'insalata giardiniera. Devi fare i compiti. Sì, quindi dopo quando lei se ne va li fai. Quindi fai i compiti. Aiuto. Comunque devo dire che anche se sta cucinando, se cucina da poco perché a casa con i genitori non cucinava molto, è davvero brava. Quindi la sua aspirazione insomma, l'aiuta in qualche modo. Bene. Ottimo, quindi chiama a tavola, magari i compiti li facciamo dopo. Sono già le 9 di sera, però è tardissimo. No, è andata, ora deve proprio andare, nulla, quindi fai i compiti da brava. Vediamo un po', fatto al 25%, facciamogli rifare tutti perché il suo rendimento è davvero molto molto basso. Fatto al 75%, non manca molto, dai che ci siamo. E poi direi di... hai bisogno di un po' di divertimento, quindi non so cosa potrai fare perché in realtà non hai nulla qui. Poi questo lo riponiamo, riponi. E poi direi di dormire, che domani bisogna andare a scuola. Come primo giorno di vita da sola, direi che non è andata male. È venuta tra l'altro una sua amica a trovarla, quindi dai, ha avuto anche compagnia, perché sicuramente stare da sole in questo lotto che è praticamente isolato dal mondo sicuramente non è bello. Comunque sono le 6 del mattino, quindi vai in bagno subito, poi devi ancora finire i compiti, quindi fai i compiti assolutamente, perché non puoi andare a scuola se non hai fatto i compiti, visto che il tuo rendimento è super super basso. E poi prendi gli avanzi e preparati anche il pranzo al sacco. E facciamo quello che costa di meno, quindi tramezzino il burro di arachidi. Vai a scuola per le 8, quindi c'è tempo. Ma comunque c'è un sacco di luce e devo impostare le luci automatiche. Ma dove sono queste luci? Che non vedo neanche una lampadina. Dove siete? Dove siete? Boh, imposta come la porta d'ingresso. No, è questa la porta d'ingresso. Qui non abbiamo ancora nulla da pagare, meno male. Nel frattempo lei sta mangiando, sta facendo colazione. Certo, potresti anche sederti qua, però mentre mangi, dai, siediti. Oh, chi le sta scrivendo? Nessuno, mi è sembrato di sentire una vibrazione del telefono. Nulla, comunque. Finisci di mangiare. Sofia andrà a scuola fra circa un'ora, infatti devi anche fare i compiti. Dai, 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 dai. Ah, si sta preparando anche il formaggio grigliato e ho bisogno di divertimento, quindi io direi di... Allora... Oddio, sono le 8, devi andare a scuola e non hai finito i compiti, non ci credo. Vai a scuola. Alt! Non te lo sei messo nell'inventario il pranzo del sacco, l'hai fatto per cosa? Quindi, inventario, perfetto. Tra l'altro andrà a scuola molto tesa e questa non è una cosa positiva perché non si è divertita questa mattina, quindi è un po' così. Va bene, aspettiamo che rientra a casa
Notte di studio frenetico. Sofia si sta preparando per un esame importantissimo, ma la scuola è stata veramente impegnativa nell'ultimo periodo. Deve bere una cisterna di cola per studiare fino all'ultimo o dedicarsi a un'attività leggera che dia un po' di tregua al suo cervello? Io direi cola e studio assolutamente perché il tuo rendimento è troppo basso, lo so. Mi dispiace, ma cola e studio e via. È stordita. È stordita. Scarica di gola, bisogno assoluto di divertimento. Sai cosa? Appena arrivi a casa fai un bel bagno in piscina. Sofia batte un nuovo record di consumo di cola e diventa così nervosa. No, da non riuscire a prepararsi bene per l'esame. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo, siamo state sfortunate, ma qua ho visto un bel 10. Sofia sembra avere dei problemi con i numeri, è come se non riuscisse a scendere sotto il 10. Complimenti. Bene, bene così. Quindi, visto che hai bisogno di divertimento, fai una cosa. Gioca un po' al computer, quindi gioca una partita, naviga un po' su internet e poi vieni qui e nuota qui e fai anche delle vasche, così magari ti rilassi un pochettino. E poi direi che sarebbe anche carino invitare magari Tommy qua a casa. Dai, facciamolo. Invita nel lotto attuale e invitiamo... Dove? Eccolo qua, Tommy. Vediamo se può venire, ma ho i miei dubbi. Perché mi sa che lui adesso sta lavorando, se non ricordo male. Comunque, brava, fai un po' di vasche, benissimo, così ti diverti un po'. Anzi, in realtà non ti stai divertendo affatto. Tommaso arriverà molto presto, perfetto. Mi sa che qua serve un computer, oppure guardati un po' di TV, dai, guarda la TV. Eccolo qua, è arrivato Tommy, quindi. Barzelletta autoironica, poi facciamo altre scelte, amichevole, abbraccio affettuosamente. E poi magari guardate anche un po' di TV insieme. Siediti e chiacchiera qui e poi guarda un canale e guardiamo un canale comico, così almeno ci tiriamo un po' su di morale. Cambiamo anche l'abito, mettiamo il look quotidiano. Che carini che sono i due fratelli. Chiediamo un po' a Tommy come sta andando la relazione con eccola qua, con Emily. Vediamo un po' cosa ci dice. Sono talmente innamorato di Emily. Ecco, vedete, questo talmente è molto molto ironico secondo me. Tommy se ne sta andando? Ah, ok, no, nulla. Quindi, hai bisogno di farti un bagno, quindi io direi di spegnere pure la TV. Spegni. Perfetto, e a questo punto fai un bagno con la schiuma, dai. Tommy, forse è meglio che esci dal bagno perché altrimenti non posso lavarmi, grazie, grazie mille. Poi andiamo in bagno e poi direi che è arrivato il momento di fare i compiti. Mi spiace per te, ma fai i compiti. Basta. Brava. What is that? Dai, fai i compiti da brava che devi assolutamente recuperare, aumentare il tuo rendimento che appena appena si è alzato, appena appena, non di tanto, però qualcosina abbiamo recuperato. Cucina 5 pasti eccellenti, poi devi preparare ancora qualcosa, ma Tommy non è andato via, era andato a farsi un bagno in piscina. Dai, tu continua con i compiti però, non disturbarmi Tommy, grazie. Devo fare i compiti. Vediamo un po'.
Ok, siamo a metà, non manca ma poi molto, dai, ancora poco, 75%. Tommy è andato, bene. Tu hai bisogno di un po' di divertimento, quindi guarda un canale e guarda un canale comico per un attimo. Compiti finiti, bravissima, super super brava, meno male, almeno oggi, cioè almeno domani andrà a scuola con i compiti fatti. Vediamo, aumentiamo un attimo il divertimento, perfetto, quindi spegniamo e hai bisogno di dormire, quindi vai a letto, che domani è un altro giorno. Ottimo, quindi anche domani le deve andare a scuola, però i suoi compiti perlomeno li ha fatti. E direi a questo punto, una volta che lei andrà a scuola, di passare al controllo di Tommy e mandarlo in giro per la città e vedere un po' se troverà qualcuna con cui insomma scherzare un po', e poi vedremo quel che succederà. Perfetto, o ti sei svegliata alle 5 del mattino e hai bisogno di mangiare, quindi preparati un altro pasto che così aumenti di uno, fai colazione e preparati delle frittelle, sì. Perché per ora hai preparato soltanto due piatti eccellenti, te ne mancano ancora 5. Facciamoglielo fare. Bravissima. Aiuto! Bene, quindi mangia le frittelle. Vediamo se era un piatto eccellente questo. No, ok, non era un piatto eccellente, però vabbè, aumenta comunque la sua abilità di cucina, che al momento è al terzo livello. Molto bene. Ma non sono molto buoni? Qualità scadente, infatti. Comunque sono le 8, quindi vai a scuola subito. E ottimo, Sofia è a scuola. Magari facciamole fare stringi amicizie, studia sodo. Facciamo stringi amicizie, che così magari avrà qualche amica in più che verrà a trovarla qui a casa, con cui passare i pomeriggi insieme, fare i compiti insieme e tutto quanto. E adesso direi di andare al controllo di Tommy. Ed eccoci qua, come potete notare sono ancora furenti entrambi, proprio perché non vanno d'accordo, cioè non c'è niente da fare, non vanno d'accordo. Ho eliminato i cani, come vi dicevo negli episodi precedenti, proprio perché gestire tutto era praticamente impossibile, quindi li ho tolti dalla serie. Francesco al momento si trova all'asilo. Tommy lavora per, adesso sta, è la mascotte della squadra, questo è il suo incarico, deve allenarsi e poi oggi non lavora, quindi visto che ti devi allenare io direi, Tommy, di andare in palestra quasi quasi. Innanzitutto vestiti, grazie, quindi cambiati d'abito e facciamo già il look sportivo, che così siamo pronti per andare in palestra. Ma questo regalino, vediamo cos'è, apri. Apri, vediamo un po'. Guardate Francesco che veloce che è a camminare. Ah, palla palla. Ok, proviamo a interagire con Emily, ma mi sa che fai fichi fichi. Vediamo. Ah, ok, dai, non va così male. Pensavo peggio. Era da un po' che non giocavo con loro. Ok, nel frattempo Francesco, perché risulta all'asilo se è qui? Vabbè, comunque si sta distrando con l'iPad. Wow! Oh, perché state dormendo adesso? No, 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 svegliati. Aiuto, aiuto, cosa c'è? Cosa c'è? Rimprovera aspramente, vediamo un po'. A questo punto proviamoci. Cosa succede? Magari non davanti a Francesco, però Francesco, vieni via. Corri qui.
Aiuto, quali cose non vanno bene? Cerchiamo di capire perché. Vediamo un po', scusati dai. Cerca di chiacchierare. Cioè non vanno proprio d'accordo, ragazzi. Cioè guardate, si odiano aspramente proprio. Nulla, 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 niente. Sai cosa direi? No, di deridere no. Facciamo amichevole, vediamo. Cerca di chiacchierare. No. Lei adesso è un po' più... No, è imbarazzata. Esecuzione scadente, il fighi fighi non è andato molto bene, che imbarazzo. Furente, uff, la famiglia, stare in famiglia mi fa davvero impazzire. Sai cosa, allora vai in palestra. Direi di restare in questo quartiere proprio perché vicino alle palestre c'è la spa, quindi magari dopo lo mandiamo a fare un massaggio, qualcosa di rilassante. Quindi prima veniamo in palestra ad allenarci e andiamo da soli. Ed eccoci qua, visto che Leonardo si deve allenare, io lo manderei subito a fare un po' di pesi, quindi allenamento e poi sollevamento pesi. Molto bene, si deve allenare per... non per molto in realtà, credo, per qualche ora forse, quindi andiamo un po' con le braccia, un po' con le gambe... E poi per ricevere la promozione ha già raggiunto entrambi i livelli. Molto bene, Tommy. Poi una volta che hai fatto questo, direi di andare un po' sul tapirulan e fai corsa di resistenza. Al momento è felice per il fichi fichi, mentre invece Emily non lo era affatto. Va bene. Vai, allenamento, vai oltre i limiti. Ottimo, abbiamo già fatto fino al 50%. Poi direi di venire qui, facciamo l'arrampicata e facciamo arrampicata sul pendio verticale. Aiuto, è caduto. Ok, fatto questo, andiamo all'arrampicata. Eccolo che sale, vediamo un po' come se la cava, bravo! Non è semplice perché verticale è sicuramente più difficoltoso rispetto al pendio docile. Tommaso ha raggiunto il livello 6 di forma fisica. Bene, adesso interrompi, ho detto di smettere, vai! Ok... Eccolo qua, così completiamo. Ok, perfetto, allenamento completato, quindi anche l'arrampicata alla fine è bastata. Ok, direi che hai bisogno di farti una doccia, mi è sembrato di vedere, esatto, quindi adesso è occupata, però fai una doccia calda e sensuale, poi vediamo se incontriamo qualche donzella carina, tipo lei, non è però è un'adulta. Entusiasmati per gli interessi. No, anzi, lei no. Vediamo se c'è qualcun'altra di carina. Lei magari no. C'è qualche altra ragazza qua nei dintorni da poter conoscere? No, praticamente no, non c'è nessuna. Nulla, fatti una doccia veloce che poi andiamo alla spa. Una bella doccia veloce. Poi, visto che qui in palestra non c'è nessuna donzella interessante, lei... Valentina, vediamo, presentazione amichevole, magari lei non è male, vediamo un po' cosa succede, tra l'altro va ed è flirtante, quindi, e va addirittura in accappatoio, vediamo un po', sfoggia i muscoli,
Poi facciamo altre scelte amichevole. Chiedi della sua giornata. Cerchiamo di conoscerla un po' e poi facciamo romantico. Flirta. Proviamo così, vediamo cosa succede. Oh, mi sa che non ha gradito più di tanto. No, mi sa che non ha molta voglia al momento. Lei è amante della famiglia, quindi forse se scopre che lui ha un bambino e è fidanzato con un'altra donna, magari, insomma, non sarà molto contento di questo. Quindi io direi di andare alla spa, visita alla spa. Andiamo, sì, sempre da solo. Ed eccoci qua, come prima cosa direi che hai bisogno di andare in bagno decisamente. Ok, fatto questo direi di andare qua dove c'è un po' di gente e facciamo rilassati con Anna. Vediamo se arriva, eccolo qua. Molto carina Anna, in realtà è un adulto quindi è un po' grande per lui, però presentazione amichevole. E poi facciamo invita Anna, rilassati. Poi direi di chiudere qui l'episodio, impara a conoscere. E poi facciamo, offri una rosa magari, no, visto che siamo nella sauna, facciamo romantico e facciamo chiedi se è single. E poi direi di chiudere qui l'episodio, visto che è durato un pochettino. Intanto lui si sta rilassando. Fra 30 minuti inizierà la lezione, non mi interessa, grazie. Vediamo un po' se... però forse è un po' troppo anziana, cioè un po' troppo grande per lui, ora che ci faccio caso. Comunque Tommaso ha preso che Anna è single. Ok, e facciamo altre scelte, romantico e flirta, vediamo un po'. Nulla, dai, io direi di chiudere così l'episodio con Tommy che sta facendo un po'... l'ha rifiutato un po' il simpaticone. Direi che con Anna non sta andando benissimo perché è un po' imbarazzato lui, quindi facciamo una barzelletta autoironica e poi chiudiamo qui l'episodio. Fatemi sapere se l'idea di trovare una amante per Tommy vi piace, se magari è meglio che crei io la ragazza, visto che in realtà qua nel quartiere non ho trovato nessuna di interessante. Magari lei, vediamo. Lei è un'adulta, sono tutte adulte, peccato però. Presentazione amichevole, intanto presentiamoci. Quindi rispondete al sondaggio per farmi sapere se questa idea vi piace e se devo creare una ragazza da far conoscere a Tommy, che poi insomma farà dei casini nella loro relazione. Nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è stato così mettete un bel pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!